Nella vita è importante essere oggettivi, essere onesti intellettualmente e tutto il resto. E soprattutto ripagare chi ti dà stima e fiducia. Allora, essendo che i miei video sul calcio, naturalmente la saga della Premier League continua, perché ce n'è di roba, è un lungo viaggio che ci porta ai giorni nostri, però oggi non voglio parlare di Premier League, oggi mi baso sui dati su questo video e ultimamente ho notato, anzi da più di qualche tempo ho notato che io pur essendo juventino, vengo molto più seguito dai tifosi del Napoli che dagli juventini stessi. Colpa della mia posizione? Non ci posso far niente. Io non faccio video a convenienza, preferisco fare un iscritto al mese e non fare il buffone, dire cazzate e perdere gli iscritti tutti insieme, ok? E allora, già che ho notato questa stima da parte degli amici napoletani, adesso per la serie Video Amarcord vi parlerò del Napoli, dei due scudetti del Napoli di Ferlaino, anche perché molti, essendo l'ultimo scudetto del 1990, la media di chi segue il mio canale è 25-26 anni, in tanti, diciamo il 90%, non erano manco nati all'epoca degli scudetti napoletani. Allora, per cominciare il racconto degli scudetti napoletani del Napoli, bisogna andare indietro. Bisogna, come sempre, come ogni racconto, partire dagli antefatti. Diciamo che mi sa dal 1969 o dai primi anni 70, presidente della Società Sportiva Calcio Napoli è il signor Corrado Ferlaino. Corrado Ferlaino acquista il Napoli negli anni in che vedono vincere lo scudetto la Fiorentina, il Cagliari di Gigi Riva. Il grande ciclo delle milanesi è quasi alla fine, la Juve non si è ancora affacciata e giustamente lui ha ambizioni scudetto. Lui ha ambizioni scudetto e ne spenderà di soldi, e ne spenderà di soldi, amici miei. Lui acquista il Napoli. Il primo suo Napoli competitivo è quello della stagione 70-71, dove arriva terzo dietro le milanesi. L'Inter vince lo scudetto, il primo scudetto di Fraizzoli ne vincerà due, quello con Invernizzi in panchina. Il Napoli arriva terzo, fa un bel campionato, comunque il passo in avanti l'ha fatto rispetto agli anni 60. Diciamo che manterrà, nel frattempo inizia il ciclo della Juve di Poliperti, che finirà 15 anni dopo praticamente, anzi qualcosa di più, se consideriamo la Coppa UEFA e la Coppa Italia del 90. Comunque si manterrà nei primi posti il Napoli e verso metà degli anni 70 ci sono le frontiere bloccate, attenzione, si possono tesserare solo giocatori italiani. Opera il primo grande acquisto che fa scalpore, non ricordo quando lo pagano. Il Napoli acquista Beppe Savoldi. Per chi non lo sapesse, Beppe Savoldi è stato negli anni 70 uno dei più grandi attaccanti italiani, che ebbe il torto di trovarsi prima dietro i Riva, i Boninsegna, gli Anastasi, i Chinaglia e dopo i Bettega, i Pulici, i Graziani, i Paolo Rossi. Quindi un grande attaccante che oggi sarebbe titolare inamovibile della nazionale. Per dirvi, Luca Toni, che cazzo dico, Peppe Savoldi era un po' Pippo Inzaghi e un po'. Che dire, era un po' Pruzzo, un po' Inzaghi, diciamo, era un ottimo attaccante. Il Napoli lotta per lo scudetto con la Juventus,
l'anno del famoso gol, dei famosi gol di Altafini, cuore ingrato, ex napoletano, nel 74-75, e arriverà secondo alle spalle della Juve, arriverà senza polemiche. Poi arriviamo alle polemiche dei giorni nostri, montate ad arte da quattro sfigati, e non certo in riferimento al calcio. Quindi il Napoli comunque, pur non lottando per i primissimi posti in quegli anni là, comunque si mantiene sempre in zona UEFA, quarto, quinto posto, queste posizioni qua. Nel 1976 il Napoli conquista il primo trofeo dell'era Ferlaino, sì, perché Ferlaino, il Napoli Ferlaino vince la Coppa Italia nel 1976. C'è già Palefir Bruscolotti, giovanissimo, c'è ancora Totono Giuliano, c'è sempre Savoldi, c'è Massa, c'è il portiere, mi sa che era Carmignani, poi sarebbe arrivato Castellini qualche anno dopo dal Torino. Insomma, il Napoli, dietro le torinesi, è la squadra più attesa al campionato 76-77. Che comincia bene, però c'è un però. Il Napoli va molto bene anche in Coppa delle Coppe, grazie a un sorteggio anche un po' favorevole, diciamo. Trova due avversari di comodi nei primi due turni, e allora era tutta eliminazione diretta. Nei quarti, che si giocano a marzo, trova la squadra polacca, se non sbaglio, dove, oddio, incontrare le polacche negli anni 70 era difficile. Per dirvi, la Juve andrà fuori con una squadra polacca nel 1980, andrà fuori con una squadra polacca. Cioè, all'epoca le squadre dell'est erano molto forti, soprattutto in casa loro, erano, per noi italiani, le trasferte all'est erano quasi proibitive. Fa un buon 0-0 lì e poi vince 2-0 in casa. Solo che per andare dietro al sogno di un trionfo europeo, purtroppo lascia per strada tanti punti, bruciando praticamente il grande avvio di campionato che ebbe e finendo con, purtroppo, anche fuori dalle posizioni UEFA, che valevano la qualificazione alla Coppa UEFA. Un'annata in campionato che si rivelerà deludente fino a un certo punto, più che altro per la mancanza qualificazione alle coppe, e ma non certo poteva puntare allo scudetto, perché le torinesi erano troppo forti per chiunque, erano quelle torinesi là, la Juve del Trappe e il Torino di Radice, campione d'Italia. Il Napoli arriva in semifinale, dove incrocia i detentori della Coppa dell'Anderlecht, squadra belga, la conoscete, che oggi verrebbe vista quasi con tanto passiamo. Ma negli anni 70 non c'era la sentenza Bosman, si poteva tenere solo un tot numero di stranieri all'estero, in Italia manco quelli potevi avere. Negli anni 70 era una squadra fortissima, tra le più forti d'Europa e del mondo, l'Anderlecht. Schierava praticamente mezza nazionale belga, l'altra metà la schierava il Bruges, altra squadra molto forte, ai noi juventini. Schierava mezza nazionale belga, quell'Anderlecht, e in più due olandesi, Arian, che sappiamo tutti ai mondiali del 78 cosa ci fece Arian, e soprattutto aveva già vinto tre coppe dei campioni con l'Ajax, una coppa intercontinentale, una supercoppa, svariati titoli olandesi e già una coppa delle coppe con l'Anderlecht. E Robbie Rensenbrink, grandissima alla sinistra, una sorta di Giggs che segnava gol a catena, praticamente era fortissimo. Rob Rensenbrink era il terzo moschettiere dell'attacco della grande Olanda dopo Cruyff e Rep, per dire chi cazzo era quell'Anderlecht. Eppure il Napoli vince 1-0 con gol di chi? Palefir Bruscolotti. Al ritorno allo stadio, che all'epoca si chiamava Park Astrid, l'Anderlecht rimonta, va in finale, poi perderà la finale con l'Amburgo,
Però poi rivincerà la Coppa delle Coppe l'anno dopo. Poi, per dirvi cos'era quella squadra, l'Anderlecht e il Bruges erano fortissimi. Non sono le squadre belghe di adesso, che tu, il Bruges che arriva agli ottavi di Champions, la squadra, oh, sorpresa, no. L'Anderlecht e il Bruges degli anni 70, primissimi anni 80, ma più l'Anderlecht negli anni 80 che il Bruges, erano squadre fortissime. Lo stesso Standard Liegi farà finali europee, cioè il calcio belga era all'avanguardia all'epoca. E niente, eliminato il Napoli, non si qualifica per le coppe. I 2 anni successivi, cosa succede? Lotterà per la qualificazione in Coppa UEFA, ma stando ben lontano dalla zona scudetto, dove vincerà nel 78 la Juve, nel 79 il Milan davanti al Perugia, e non approfittare del calo delle torinesi. Fu quasi esiziale. Per dirvi, l'allenatore Di Marzio viene esonerato già la seconda giornata, alla prima sconfitta viene già esonerato, e arriva Vinicio, arriva. Riescono ad arrivare sesti, a qualificarsi per la Coppa UEFA, e poi, diciamo, fatte le dovute e debite proporzioni, nell'estate 79 succede fra il Napoli e Savoldi un po' quello che è successo fra la Juve e Cristiano Ronaldo. Stanco di aspettare di poter vincere qualcosa, anche un po' in là con gli anni, Savoldi decide di tornare al Bologna. Decide. Il Napoli prova a prendere Paolo Rossi dal Vicenza, già retrocesso, ma Paolo Rossi rifiuta di andare al Napoli, perché lui ne parla nel suo libro, consultatosi con Omar Sivori. Omar Sivori gli dice: senti, Napoli è una piazza fantastica, però sappi una cosa, non potrai uscire di casa che avrai la folla addosso, avrai chi ti vorrà comprare le sigarette, chi ti porta la colazione. Quella napoletana è una tifoseria passionale, caldissima, ma che non ti lascia un minimo di privacy. Parole di Omar Sivori. Paolo Rossi, abituato a piazze come Vicenza, Perugia, perché lui è uno che voleva stare tranquillo con la testa, voleva fare il calciatore in una piazza tranquilla, senza grosse pressioni. Tant'è vero che il famoso caso delle buste fra Juve e Vicenza, lui è molto contento di rimanere a Vicenza, proprio perché lui soffre molto le pressioni. Rifiuta Napoli, a Napoli succede una mezza rivoluzione. Il Napoli praticamente nel 79-80 inizia la stagione praticamente senza attaccanti, attaccanti prolifici. Soffrirà molto il mal di gol, tant'è che finirà un decimo, undicesimo in classifica. Non solo, quando si giocherà Napoli-Perugia, che si gioca mi sa di sabato, perché doveva andare il Papa a Napoli, Papa Giovanni Paolo II a Napoli. Quando si gioca Napoli-Perugia, che succede? Succede che ogni palla che tocca Paolo Rossi vengono giù fischi, anche perché i giorni prima Vinicio aveva un po' fatto il capopopolo. Diciamo, dicendo: Rossi ha rifiutato Napoli, non è degno di Napoli, addirittura passerà un aeroplano con uno striscione, Rossi non sei degno di noi, una roba del genere. Insomma, finisce 1-1 quell'anno, poi scoppierà lo scandalo delle scommesse. Il Napoli farà un campionato molto deludente, dove farà fatica a fare gol. È l'anno della famosa sconfitta in casa con l'Avellino, per dirvene una. Rete di Capone, un ex napoletano tra l'altro, un ex giocatore del Napoli. Poi il Napoli riuscirà bene o male a salvarsi, verrà coinvolto ma molto marginalmente nel calcio scommesse, ma poi sarà scagionato da tutto. Niente, siamo nell'80. Che succede nell'80? Succede che la riapertura agli stranieri. A Napoli arriva un olandese,
Rudi Kroll. Allora, per i napoletani nati, diciamo, dal 90 in poi, descrivevi Rudi Kroll, se parlate con i vostri papà, vi diranno che dopo Maradona è lo straniero più amato a Napoli. Dopo Maradona è quello più amato a Napoli. Venne recentemente a Napoli quando era sindaco De Magistris. Ma per rendervi l'idea del calciatore che è stato Rudi Kroll, cioè voi prendete Virgil van Dijk, prendete van Dijk, stesso fisico, ma con la classe di Paolo Maldini e col lancio di Ronald Koeman. E avete Rudi Kroll, un giocatore, un difensore tra i più sottovalutati della storia. Nasce terzino sinistro nell'Ajax, nel grande Ajax, vince quello che vince con l'Ajax, fa due finali mondiali, di cui la seconda da capitano in Argentina. Lui è un po' sul finire della carriera, tant'è vero che lascia l'Ajax nell'80, va a farsi mezza stagione nella NASL, nella Liga Americana, a Vancouver, se non sbaglio, o in Canada. Poi viene preso dal Napoli. Per dirvi, la prima partita che gioca Kroll al San Paolo è subito assist, grande lancio dalla difesa praticamente, lui fa un lancio di quelli suoi che ti mette davanti alla porta, colpo di testa di Claudio Pellegrini e gol. Allora, qualche domenica dopo, nel frattempo era arrivato anche Falcao nella Roma, Prohaska nell'Inter, Bredi, si gioca Napoli-Roma e quella grande Roma, in quel campionato del famoso gol di Turone, perde solo due partite, a Cagliari e prima ancora a Napoli, 4-0, 4-0. Il Napoli poi perderà una partita in casa col Torino e dopo comincia a macinare punti, a macinare punti, a macinare punti, tanto da arrivare in lotta per lo scudetto con la Juve e la Roma, si giunge a 4-5 giornate dalla fine, tutte a pari punti, Juve, Roma e Napoli, e lì succede il dramma. Lì succede il dramma. Napoli-Perugia, Perugia praticamente già retrocesso, grazie anche alla penalizzazione. Primo minuto di gioco, autogol di Ferrario. E Ferrario si porterà questo groppo sullo stomaco per 6 anni. Poi la storia lo risarcirà e avanza il resto a Moreno Ferrario. Il Napoli attacca, 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 ma è la classica partita della porta stregata. La porta stregata che non riuscirà a far gol. Poi pareggerà con la Fiorentina. Avrà il giorno di Juve-Roma, del famoso gol di Turone, si avvicinerà vincendo a Como con un gol di un ragazzino, non ricordo come cazzo si chiamava. La penultima, Napoli-Juve perde 1-0 al San Paolo e sottolineo, la Juve esce tra gli applausi del San Paolo, tra gli applausi del San Paolo, e questo mi dice come questa rivalità sia stata montata ad arte da qualche deficiente, ok? Perché non c'è mai, da che ricordi io, non c'è mai stato astio fra Napoli e Juventus, non c'era mai stato astio fra Napoli e Juventus, è roba recente purtroppo. Vince la Juve a Napoli che vincerà lo scudetto, l'anno dopo il Napoli farà un buon campionato. Ma Ferlaino ha qua lo scudetto, lo scudetto, lo scudetto, e porta a Napoli quello che nel Juniores Argentina, campione del mondo, era il gemello del gol di Maradona, Ramon Diaz. Ramon Diaz arriva a Napoli dopo i mondiali dell'82, il Napoli è tra le favorite dello scudetto, solo che come delle volte è successo nella storia del Napoli, nella storia del Napoli, purtroppo incappa in una stagione balorda, dove addirittura finirà per lottare per non retrocedere. Kroll oramai comincia, per Kroll cominciano ad essere più le assenze che le presenze a causa dell'età, gli infortuni. Diaz delude terribilmente. Claudio Pellegrini e Musella, no, Musella andrà via, se non sbaglio lo manderanno al Catanzaro. Pellegrini non segna più come prima, insomma, Castellini, che aveva preso dal Torino, dal Torino di radice nel 78, se non sbaglio,
Castellini oramai classe 1945 è in là con gli anni, insomma il Napoli riuscirà a salvarsi all'ultima giornata, morale della favola. Un grosso ridimensionamento delle ambizioni che purtroppo si ripeterà anche l'anno dopo forse ancora peggio, è ancora peggio, va via Diaz che viene mandato all'Avellino. Il Napoli piglia Dirceu, il brasiliano Dirceu, e sostituisce Claudio Pellegrini con il cerignolano Gianni De Rosa, che morì qualche anno fa in incidente stradale purtroppo. Grande bomber di provincia Gianni De Rosa. Arriverà Palanca anche al Napoli, ma la squadra non gira neanche con Dirceu, tanto per dire la prima giornata Fiorentina-Napoli 5-1, dopo qualche giornata Roma-Napoli 5-1, per dirvene un'altra. E riusciranno anche questa volta a salvarsi alle ultime giornate. Ma è il 1984, è il 1984, Ferlaino vuole vincere lo scudetto e nel luglio 84 accade tutto quello che tutti sappiamo. Fine prima parte, iscrivetevi al canale, amici napoletani, e grazie che mi seguite sempre.